Devo dire che abbiamo fatto fatica, cioè... Faccia caldo? No, non solo per il caldo, quanto piuttosto perché il tema, anche se la parola politica è una parola che usiamo molto spesso, quando poi la vai ad individuare, eccetera, vedi che coinvolge tutta una serie di considerazioni, eccetera, ed è estremamente complessa. Secondo motivo di difficoltà è che l'esperienza, mi è sembrato di vedere un po' di tutti, è di una certa, come dire, sospetto nei confronti della politica. La politica vista come politica politicante, politica dei politici, eccetera, l'esempio, tra parentesi, che stiamo, le notizie che sentiamo adesso dell'Italia lo fa vedere ancora, l'idea che abbiamo di politica nel senso classico del termine da tutti, cioè non manifesta un granché di fiducia, cioè porta ad una certa sfiducia nei confronti del mondo politico. È apparso un distacco abbastanza forte tra quello che possono essere le istanze della società civile, la società civile organizzata, nei confronti del mondo politico più ufficiale, sia questo per quello che abbiamo potuto analizzare e trattare insieme, questo sia in Italia e in Europa, dove c'è un distacco tra mondo politico e società civile, e questo ci è apparso in maniera particolare in Africa, anche sentendo quello che ieri ci ha detto Patrick. Una cosa abbiamo però anche visto quali sono tutta una serie di limiti che la politica ha. Cioè ci siamo interrogati, per esempio, sul fatto che se un politico si presentasse proponendo come programma politico, per esempio, la decrescita, il fatto di diminuire l'impronta ecologica e quindi il fatto di pagare più giustamente i prezzi delle materie prime, il fatto di non inquinare, eccetera, e quindi domandasse un cambiamento radicale di vita che porterebbe ad aumento di prezzi, di prodotti, eccetera, eccetera, probabilmente queste persone qui che si presentassero così farebbero fatica ad ottenere, se è una donna, il voto del marito, se è un uomo, il voto della moglie. Quindi c'è un problema di consenso che porta inevitabilmente la politica a diventare l'arte del compromesso, in cui si cercano di mettere di armonizzare spesso interessi contrapposti, per esempio mettere insieme gli ecologisti con gli industrialisti e robe di questo genere. Quindi questa difficoltà anche di capire poi come comportarsi dal punto di vista politico. Un'altra notazione che abbiamo fatto è quella che fondamentalmente, soprattutto da 20-30 anni a questa parte, c'è stata una crisi della politica dovuta al fatto che l'economia e la finanza hanno assunto un ruolo preponderante, per cui il rischio della politica è stato quello di diventare ancella sia dell'economia che della finanza. Ai tempi di Reagan negli Stati Uniti si diceva che la politica non risolve i problemi, ma la politica crea i problemi, per cui bisogna mettersi in mano al mercato, all'economia, eccetera, perché quella poi avrebbe risolto i problemi e compito della politica sarebbe stato solamente garantire che l'economia fosse il più libera possibile. Di qui, adesso questo non è stato detto, lo dico io, però di qui parla tutta una serie di cose, deregolamentazione, destrutturazione, eccetera, eccetera. Togliamo quello che Berlusconi diceva, tutti questi orpellini che impediscono all'economia, al libero mercato di andare avanti, e la politica c'è caduta in questo e fa fatica a riprendersi.
Una volta fatto questa analisi qui, ci siamo domandati, di fronte a questa situazione che è di fatto difficile di rapporto col mondo politico, se ci sono anche senza voler criminalizzare i politici in quanto tali, perché poi ci possono essere anche dei politici bravi, eccetera, eccetera, ci siamo posti l'interrogativo se ci sono delle piste, dei luoghi, dei modi di condizionare il più possibile in termini, secondo quello che le tematiche che a noi interessano, che vogliamo portare avanti, il mondo politico. Qui sono emerse alcune prospettive. La prima prospettiva è stata quella di dire dobbiamo, credere molto e inserirci molto in quella che è la politica di movimento e della società civile. La società civile e il movimento possono diventare i luoghi di elaborazione e di proposte, di lobby e di stimolo, anche perché la politica conti. In questo contesto, per esempio, tutta il creare rete, incontro, modalità, sinergie, eccetera, della società civile per condizionare il mondo politico diventa uno degli impegni che ci pare importanti da portare avanti. In secondo luogo abbiamo visto, ci è sembrato di vedere, che ci possono essere alcune tematiche che possono essere tematiche che rompono il muro questo muro che si è creato di una politica arroccata nelle sue cose, che difende l'economia solamente, eccetera. Per cui, per esempio, ci è sembrato che ci fossero alcune campagne, alcune battaglie che sono importanti da portare avanti. Abbiamo nucleato delle reti, per esempio, che in Africa si stanno creando. Pensiamo alla rete dei contadini, ma pensiamo alle reti di donne, pensiamo al fatto, ad esperienze anche che ci sono state, seppur dopo poi i risultati possono essere stati più o meno positivi, ma quello che è capitato per esempio in Kenya alcuni anni fa, dove attraverso un movimento di società civile si è cambiato un presidente, si è rifatta la Costituzione, eccetera, fa vedere che ci sono degli spazi su cui potersi inserire. E nello stesso tempo un'altra linea che ci è sembrata importante è stata quella di individuare alcuni temi che possano diventare portanti in un impegno politico non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Pensiamo per esempio alla tematica dei beni comuni, della difesa dei beni comuni, dell'acqua, della non privatizzazione di alcuni beni, eccetera, può diventare un punto di incontro che già c'è, che unisce l'Africa, l'Europa, l'America Latina, eccetera, che fa in modo che ci siano alcune tematiche che possano diventare punti di riferimento su cui lavorare tutti insieme. Potrei aggiungere che, anche se è stato detto ultimamente, che ci è sembrato che ci possono essere anche degli strumenti da valorizzare in questo contesto. Per esempio, ci sembra che per poter creare rete, per poter creare comunicazione, per poter trovare modalità di rapporti tra diversi approcci, diverse esperienze, per esempio un utilizzo intelligente di internet e della rete può essere estremamente interessante. E non so se ci sono altre cose da aggiungere. Pressappoco mi pare che siano fondamentalmente questo i punti su cui abbiamo discusso di più, anche individuando alcune cose anche piccole che si possono fare, per esempio, e che possono però diventare ancora una volta questi interstizi da cui rompere, inserirsi dentro e da cui rompere il muro. Pensiamo per esempio a tutto quello che è emerso da Porto Alegre del sistema dei bilanci partecipativi, con tutti i limiti che ha la rete dei nuovi municipi,
con tutti i limiti che può avere i comuni per la pace, tutti i limiti che possono avere tutte queste esperienze, che però sono esperienze che fanno vedere che si può cominciare a pensare in maniera diversa, in maniera alternativa, e che si può cominciare a programmare anche delle cose che, se subito non riescono ad ottenere grandi risultati, però già anticipano dei cambiamenti e delle possibilità di cambiamento a livello più globale. E noi siamo partiti da una criticità sottolineando il fatto che si parte da un rapporto sbilanciato in cui solo noi sembra che diamo. Infatti la criticità che è stata posta era il rapporto parte sbilanciato, ma anche loro hanno qualcosa da dare. Come possiamo creare un rapporto paritario? A questo punto ci siamo interrogati e ci siamo chiesti cosa ci facciamo qua e che cosa vogliamo noi dall'Africa, e abbiamo risposto attraverso le nostre esperienze personali e nelle nostre impressioni. Quindi, nel momento in cui ci siamo chiariti e abbiamo discusso di questo, siamo partiti continuando sulla definizione di relazione, e abbiamo sottolineato, arrivando ad un consenso, che la relazione è un rapporto politico e conseguentemente la cooperazione è un rapporto politico. Chiarito questo concetto, ci siamo quindi chiesti che senso ha fare cooperazione. A questo punto mi collego anche al tavolo della politica. Il senso della cooperazione sta nella partecipazione, non solo la partecipazione alle problematiche dell'Africa, ma nel momento in cui mi interesso dell'Africa mi dovrei interessare anche delle problematiche dell'Italia. La cooperazione è uno strumento di relazione e partecipazione e non è una ricetta dei problemi. Ha senso se porta e scambia esperienze tra i vari soggetti e allo stesso tempo fa pressioni nelle politiche chiedendo una coerenza alle istituzioni. Quindi la cooperazione è un anello in continua costruzione, è l'anello, diciamo, in una catena in cui c'è il movimento dal basso sotto e le grandi istituzioni, quelle che fanno la grande politica. La cooperazione è questo anello che manca, ma che in teoria si costruisce insieme, in teoria anche in pratica. Una criticità nel senso della cooperazione, che è condivisa però, è che la cooperazione deve porsi il problema di non sostituirsi agli stati, così come, un esempio per farvi capire, come succede con il volontariato in Italia, che supplisce le mancanze dello Stato nei servizi sociali. Quindi la cooperazione non è né restituzione né uno scambio commerciale, ma è un intervento nelle scelte politiche, partecipazione, cittadinanza, e quindi è politica. No, abbiamo detto che in alcuni paesi molto spesso le organizzazioni del nord che intervengono si mettono, diciamo, a, capite, in questo senso, si mettono a provvedere a necessità di base che dovrebbe in realtà fornire lo Stato, sostituendolo perché lo Stato, diciamo, non le fornisce. E questo ci sembrava pericoloso, laddove invece bisogna pretendere che gli Stati abbiano un intervento questo. No, volevo aggiungere solamente una cosa. All'interno del gruppo è emerso alla fine che la cooperazione, cioè alla base della cooperazione ci deve essere una relazione paritaria tra le due parti. E questo significa che io devo collaborare, ci deve essere un dialogo, e che però entrambe le parti si devono mettere in discussione. Non è che io do qualcosa, aiuto qualcuno e quindi, cioè, io do solamente senza mettermi in gioco. Poi qui c'è stato un grande dibattito, però alla fine eravamo pressoché tutti d'accordo a dire questo. E cioè, la cooperazione ha senso quando c'è una relazione tra le due parti e c'è un dialogo. Però non è che io do una ricetta o io parto dall'alto e trasmetto una conoscenza o do una merce. Io posso collaborare, posso lavorare con l'altra parte, però anche io, come prima persona, in prima persona mi devo mettere in discussione. Non ho sentito molti elementi di critica alla cooperazione, nel senso che
Non è forse stato lo strumento che abbiamo usato, uno, per continuare a sfruttare, ma in modo pacifico, quello che prima sfruttavamo con la violenza, due, per inserire il mondo nel modello capitalistico, economico, normale, tre, per perpetuare la mentalità dipendente che avevamo già incominciato a creare prima con la colonia. Cioè, in questo senso per me è politico. Politico nel senso che i risultati, poi se li andiamo a vedere sul piano politico, economico, è aumentata la povertà, è aumentato il divario tra ricchi e poveri all'interno dei paesi. Cioè una serie di effetti che sono voluti da un certo modello di sviluppo economico, tra virgolette. Sinceramente da questa cosa sulla cooperazione non... cioè, dicevo prima, quando proponevo il tema, che ero in crisi, la mia crisi è totale ancora, cioè... Nel senso che quello che mi domando, una delle cose che mi domando, per esempio, di fronte ai fatti, come diceva adesso Teresa, di una storia della cooperazione che ha avuto questi effetti, avrà avuto anche alcuni effetti buoni, ma se guardiamo nella linea generale, la cooperazione è apparsa come l'altra faccia della colonizzazione, l'altro modo attraverso cui abbiamo continuato, entrando dalla finestra, quando siamo usciti dalla porta per la decolonizzazione, abbiamo continuato le forme di colonializzazione, è stata la cooperazione. Partendo da questo dato, ripeto, senza mettere in discussione anche fatti che possono essere positivi, in quel villaggio le cose sono andate bene, in quell'altro villaggio sono andate male, il problema che oggi, che in questi giorni mi pare sia emerso in maniera molto forte, è quella di dire: ma da una parte qualcuno che dice non ha radicalmente senso la cooperazione perché bisogna che qualcuno faccia una sua strada, lasciare, eccetera, anzi senza condizionamenti, eccetera, perché ci sono... E qualcuno invece che dice di fronte a dei parametri minimi di sopravvivenza, eccetera, io sono chiamato proprio per un imperativo morale che sento dentro di intervenire. Allora, come ne usciamo da questo? Io sono del parere che l'isolazionismo oggi non è più possibile, però che tipo allora di rapporto, di relazione, in che maniera posso rapportarmi con popoli, con paesi altri che possono avere delle cose che mi piacciono e altre che non mi piacciono, e come ne esco dal fatto che devo mettermi in una relazione che sia umana, che fa crescere tutte e due, eccetera, senza nello stesso tempo, essendo io più forte e avendo più soldi, condizionare. Questo per me è un po' il nucleo di questa domanda, a cui non ho sentito, non dico mica che la dovevamo dare, perché se io avessi la risposta ve la darei e via andare, cioè, però... che mi pare che sia un po' uno dei nuclei centrali almeno del problema della cooperazione. E in un contesto in cui ci troviamo davvero di fronte, da una parte, a delle situazioni che sono tragiche, eccetera, e dall'altra parte di fronte a risposte che molto spesso invece che risolvere i problemi li creano. Ecco. Volevo, prima di passare al terzo gruppo, però aggiungere qualcosa. Che è stato faticoso quello della politica, ma è stato ulteriormente faticoso anche questo gruppo, proprio per, direi, un po' la difficoltà di chiarezza e di capirci anche sulle posizioni che adesso Eugenio riassumevi anche tu nell'ambito della cooperazione. Io credo che comunque dalla discussione complessiva è emerso che il fare cooperazione abbia ancora un senso oggi. Chiaramente, diceva prima, a certe condizioni. Dobbiamo avere anche il coraggio di riconoscere tutti gli errori e le falsità, le maschere che abbiamo dato alla cooperazione in passato e assumere cambiamenti radicali. Parlare di aiuto pubblico allo sviluppo come cooperazione è un non senso oggi. Dobbiamo quindi eliminare anche certe terminologie nella cooperazione e chiarirci però su che cosa intendiamo quando parliamo di cooperazione. E qui è estremamente difficile, perché nella dimensione di aiuto
anche di scambio in certi rapporti tutti ci arriviamo, però la cooperazione, credo, e qui vado un po' fuori dal discorso, dalle conclusioni, dagli accordi del gruppo, credo che quando parliamo di cooperazione andiamo ad affrontare delle problematiche delle persone, dei popoli, dei paesi. E qui nel gruppo sottolineavamo come comunque ci siano delle spaccature tra gli individui, le società e gli stati, i governi, le istituzioni. Come ricucire? C'è un senso della cooperazione nel ricucire, nel fare l'anello che Valeria citava, di unione tra la popolazione con tutti i suoi diritti e le istituzioni, che dovrebbero essere invece il luogo di compromesso per la risposta e la difesa dei diritti. Nel gruppo mi pare che sia emerso un sì chiaro, che c'è un bisogno e un senso da dare. Bisogna forse ricollocare gli strumenti, i percorsi da fare. Il terzo gruppo aveva l'arduo ed impegnativo compito di riflettere sulla nozione di decrescita e di decolonizzazione dell'immaginario. La vastità e la complessità della tematica ha fatto sì che abbiamo parlato un po' a briglia sciolta e che abbiamo fatto delle scoperte importanti come quelle dell'acqua calda nell'andare avanti nella discussione. Quindi queste scombinate note prendetele per quello che valgono. Siamo partiti dalla constatazione che, a nostro sommesso avviso, il termine decolonizzazione non può che essere usato in maniera trasversale, coinvolgendo sia l'Occidente che l'Africa, con decolonizzazione dell'immaginario, essendoci parso evidente che ci siano interessi e nodi aggrovigliati che vanno al di là degli schematismi bianco-nero. Inoltre ci è sembrato opportuno il discorso qui fatto della tossicità di alcuni termini, e quindi è, come dire, au préalable, va detto che il linguaggio da usare deve essere fatta attenzione. Termini quali aiuto, quale povertà vanno destrutturati e smitizzati. Qualcuno diceva povertà va usata piuttosto al plurale, le povertà, con tutto il valore semantico che il plurale comporta. Ovviamente ci si è detto, ma rispetto a questa tematica ci si deve porre degli obiettivi e poi bisogna avere degli strumenti attuativi di questi obiettivi. E qui, appunto, di acqua calda ne abbiamo scoperta molto. Gli obiettivi del problema della decrescita, quali possono essere se non la salvezza del pianeta, anche alla luce dei drammatici dati che ci forniva Sergio stamattina. Insomma, questo, siamo con l'acqua alla gola, cosa dobbiamo fare? E l'obiettivo della decolonizzazione, anche qui abbiamo un po' patogé, e alla fine abbiamo trovato che l'articolo 3 della Costituzione ci poteva venire in aiuto, rimuovere gli ostacoli che ci impediscono una ricerca di benessere autentico, lasciando ampia libertà individuale o al gruppo di stabilire che cos'è il benessere autentico, e che comunque i valori di sobrietà, e alla luce degli avvenimenti romani mi viene un po' da ridere quando penso a Berlusconi che sta dietro l'angolo, i valori di sobrietà mazziniana di Berlusconi, mi pare che siamo nel surrealismo. Così come quando pensa a Marcello Pera con la sua visione relativista, diciamo, vabbè, siamo così, viviamo in un'epoca un po' stramba. Quindi nozioni come quella della sobrietà e come la condanna del feticismo del denaro sono strumenti di questo tipo di politiche.
importante è l'aspetto dell'informazione, informare sullo stato del pianeta. La gente non lo sa perché ha altri input e quindi abbiamo gridato coralmente viva Arcoiris e qualcuno ha detto ma se provassimo a clonare Serge Latouche, lo cloniamo un migliaio di volte e lo piazziamo qua e là per l'Italia, forse saremmo sulla strada giusta. Insomma, poi ci è sembrato che dovevamo fare una constatazione amara alla luce dei social forum, l'elaborazione tanto di cappello, però c'è una dispersione, c'è una atomizzazione del movimento, chiamiamolo così, altermondialista, e quindi c'è un vuoto dal punto di vista degli strumenti pratici, c'è bisogno di fare alleanze trasversali, nord, sud, perché appunto, ritorniamo all'inizio, c'è bisogno di una massa critica che spinga, ma questo non lo vediamo all'orizzonte. Chiedevo se nel gruppo vi siete interrogati se ci fossero alcuni passi politici, anche piccoli, da proporre per andare verso una società, chiamiamola così, della decrescita come cosa, una società che quindi non pone l'accento sulla felicità invece che sulla quantità di mezzi, eccetera. Cioè, è emerso, chiedo a voi, qualche piccola linea di lavoro, di proposta politica, eccetera, da cui partire per poter, avendo grandi obiettivi, cominciare a fare dei piccoli passi? No, solo, soprattutto l'informazione, direi. Mi è sembrato che questo fosse l'argomento principale, la carenza principale, la disinformazione della gente su questa tematica e la riflessione su un linguaggio che dimestificasse alcune verità acquisite e che tali non sono. Per la politica bisogna ridefinire quali sono gli obiettivi, se non è solo la crescita, quali sono gli altri, se l'obiettivo è il benessere o, come diceva lui, togliere gli ostacoli, ma questo benessere come lo definiamo? E quindi cercare di definire in un modo più onnicomprensivo e non solo unilaterale cosa è questo benessere, e a quel punto ti cambi anche gli orientamenti politici, perché a questo punto Prodi non può più dire solo l'obiettivo è la crescita economica. Se ridefiniamo obiettivo, tu hai detto felicità, noi discutevamo di benessere o che so io, no? E quindi c'è questo problema di ridefinire qual è il vero obiettivo. Se è benessere bisogna entrare un po' più nel dettaglio e non è solo benessere, è essere bene, come diceva l'altro giorno o come dice... A questo punto passerei il microfono a Serge e a Pasquale, per così una loro replica a 360 gradi un po' su quello che hanno sentito, e tenendo conto che dovremmo anche tentare di focalizzare, prima di chiudere i lavori, alcuni elementi, che siano domande, che siano proposte, idee, sui quali poi domani mattina fare un po' la riflessione conclusiva. Sergio. Grazie. Allora partirei del terzo gruppo e poi tornerò verso il primo. Sul terzo gruppo, sul lavoro del terzo gruppo, mi viene in mente tre cose. Una sull'ambiguità della decrescita dell'impronta ecologica, che è legato con il lavoro del terzo gruppo, ma parto di una remarque che mi ha fatto Odile, che mi sembra interessante. Odile ha notato che nell'elenco dei paesi lei era un po' colpita dal fatto che paesi come la Suede, come si dice? Svezia, Finlandia, anche Norvegia, sono al sommo, sono paesi che consumano due volte come l'Italia, sono dell'impronta ecologica loro è due volte quella dell'Italia. E si pensa sempre che questi paesi del nord dell'Europa sono virtuosi, che sono molto più ecologisti che di noi. E allora questo è un paradosso interessante. E questo paradosso è legato,
mi sembra, ha i due sensi della decrescita. Per far sentire questi due sensi si può pensare all'impossibilità di tradurre la parola decrescita in inglese. Non c'è una parola in inglese. Ci sono, quando siamo stati affrontati al problema della traduzione, abbiamo preso coscienza, i miei traduttori non hanno riuscito, abbiamo inventato un neologismo, ungrowth o degrowth, ma non va molto bene. Alla fine abbiamo capito che esiste già un movimento per la decrescita negli Stati Uniti, Canada, ma in un senso particolare individualista che si chiama voluntary simplicity, o downsizing. Downsizing, ci sono milioni negli Stati Uniti e in Canada di downsizer. Allora è il lato soggettivo della decrescita, invece il lato per tradurre, e va bene, downsizing, per tradurre la decrescita, lato individualista. Invece il lato obiettivo lo tradurrei oggi come con countergrowth, controcrescita, per manifestare questo lato. E il problema con il downsizing, che è il comportamento virtuoso, che allora si pensa che è virtuoso perché si fa il tri dei déchets, dei rifiuti, si mette la carta nelle cose per la carta, eccetera. Si spende la luce, eccetera. Ma allora, quando si fa così, ci siamo sempre minacciati dall'effetto rimbalzo o effetto boomerang. Ha detto che pensiamo essere stati virtuosi e allora subito diciamo che possiamo fare un viaggio, per esempio andare nel Benin, e subito con il volo dell'aereo consumiamo tutta la parte possibile, sostenibile del biossido di carbone, perché no, normalmente abbiamo diritto, tra virgolette, a 500, penso, non so, quintali di biossido di carbone di consumare all'anno. E basta un volo dall'Europa all'America, andata e ritorno, per consumare questo all'anno. E tutto così. Questo paradosso della Finlandia, Australia, della Finlandia, Norvegia, eccetera, che al medesimo tempo si può avere un comportamento virtuoso, ma un effetto obiettivo del sistema che è finalmente perverso. Questa è la prima remarque. La seconda, quasi, penso che tutti hanno visto il film di Al Gore, La verità che dérange, non so in italiano se l'hanno tradotto, La verità che disturba. E in questo film, che è bello, vale la pena di vederlo, anche se si può dibattere dopo, è una cosa molto interessante sui problemi dell'informazione e manipolazione mediatica. Che lui e il suo gruppo hanno fatto fare due inchieste. Una concerne gli scienziati, hanno guardato tutti gli articoli sul deregolamento climatico, migliaia e migliaia, hanno preso tirare al sort più di 700 articoli di scienziati. E su questi hanno stato colpito il fatto che i scienziati che mettono in dubbio il deregolamento climatico non ne hanno trovato uno. Ma dopo hanno fatto un'inchiesta sugli articoli nei giornali, nei media. E gli articoli sui media hanno trovato 53% che dicono che non ci sono
delle certitudini sul deregolamento climatico. Va detto che tra, e anche a Noel, c'è un passaggio molto bello nel film dove lui interroga un scienziato che ha fatto un rapporto politico. Il rapporto politico è stato trasformato da un consigliere di Bush per trasformare le cose scientifiche e introdurre un dubbio per giustificare il fatto che gli Stati Uniti non hanno firmato il protocollo di Kyoto. Allora si vede così come si fa la manipolazione e il divorzio tra il livello scientifico e il livello mediatico. E la terza cosa, perché si dice che cosa si può fare per iniziare la decrescita. Allora, ho proposto nel libro, quando facevo gli studi di economia negli anni 60, i miei professori parlavano sempre dei circoli virtuosi della crescita. Di sicuro Pasquale li conosce bene, che la crescita era un gioco vincitori. Lo Stato guadagnava, gli operai guadagnavano e anche i capitalisti guadagnavano. Tutto, solo che si sono dimenticati di due vinti, la natura che è stato sfruttato molto e il terzo mondo. E allora oggi si può vedere con le minacce globali che questi circoli virtuosi erano piuttosto perversi. E allora, ma ho ritenuto quest'idea di un circolo virtuoso e ho proposto un circolo virtuoso della decrescita che non è un programma politico, ho anche fatto dopo un programma politico, è una utopia concreta nel senso di Ernst Bloch, che nel suo libro Principio Speranza ha sviluppato l'idea di utopia concreta, che è un modello teorico. Può sembrare che alcune azioni sono già un senso politico, ma non si deve tradurre immediatamente, si deve dopo, è una tappa, seconda tappa per tradurre questo in programma. E questo penso che è interessante di vedere come l'ho proposto circolo in 8 R, perché tutte queste azioni cominciano con un R. E questo. Allora, rivalutare, riconcettualizzare, ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare, molto importante, e ridurre, riutilizzare, riciclare. Le due tappe più importanti, mi sembra, sono la prima, rivalutare, cambiare, perché questo significa cambiare l'immaginario, cambiare i valori, va detto, e rilocalizzare, che sono i due poli che possono nutrire già un programma politico. Ma se volete potrò sviluppare tutte queste tappe. Questo per il terzo gruppo. Per il secondo gruppo, cooperazione, il problema che vediamo che non abbiamo problema con la cooperazione tra la Francia e l'Italia, per esempio. Funziona bene la cooperazione tra la Francia e l'Italia. Facciamo cooperazione quando c'è una mostra su Tiziano a Parigi, allora i musei italiani danno o non danno in prestito e reciprocamente il Louvre, quando c'è una mostra a Roma su, non lo so, su Caravaggio, ci sono alcuni Caravaggi bellissimi nel Louvre che le danno o non lo danno in prestito, dipende dalle condizioni di sicurezza, eccetera, eccetera, ma
funziona abbastanza bene anche per la letteratura, per le cose che il piccolo teatro di Milano viene a fare giocare un pezzo a Parigi, il teatro francese va a Roma e così anche se i problemi anche per fare delle cose dannose come costruire una galleria sotto la montagna per il Val di Susa, allora i due governi contro i popoli sono capaci di fare una bella cooperazione anche con la polizia e tutto questo, e funziona bene. E perché non funziona con i paesi del sud, con l'Africa? Perché non abbiamo di fronte un soggetto uguale. Non abbiamo un soggetto uguale. Allora, non è una questione del livello di vita. Si vede oggi, per esempio, che la Cina è un soggetto uguale. Si può fare cooperazione con la Cina, e con la Cina si va a fare una cooperazione anche per negoziare i trattati sull'ambiente o così. Ma con l'Africa non funziona, perché abbiamo di fronte un soggetto finto, uno stato mimetico, uno stato che abbiamo noi inventato per costruire un finto partenaire. E allora siamo in un rapporto di paternalismo, che è il prolungamento della colonizzazione, e un rapporto di corruzione e di imperialismo anche culturale. E allora si dice che non si deve fare la cooperazione tra i due stati, ma tra le due società civili. Ma anche questo non funziona, per due ragioni: perché è difficile trovare la società civile, e di più, questo stato, questo finto stato mimetico, non ha potere di fare una vera politica libera, autentica, eccetera. Ma ha un potere, e questa è la sua funzione, un potere di impedire tutte le iniziative. Non si può fare niente senza passare attraverso questo stato finto che deve controllare di un modo policier tutto ciò che passa e impedire. Ma questa è una logica burocratica. Un vecchio ambasciatore francese, che è un scrittore famoso, diceva le tre regole del potere: fare niente, impedire gli altri di fare qualcosa, far fare tutto. Il primo punto. Penso che l'amico Eugenio è un po', non sono totalmente d'accordo sul fatto che una politica della decrescita non ci sarebbe un consenso. Ho avuto un dibattito molto interessante con un ex ministro francese degli affari esteri, Hubert Védrine. Perché era un dibattito molto serio, abbiamo con un giornalista molto serio, abbiamo per ore, e lui diceva così che non sarebbe possibile per un uomo politico di essere, che era d'accordo sulle mie idee, ma che non era possibile, eccetera. Beh, ho detto, ma scusa, in Francia, su molti problemi che toccano all'ambiente, si è proibito di chiedere ai cittadini cosa ne pensano. Forse che i cittadini sarebbero contro il fatto di divorziare dalla macchina, per esempio, di cambiare di modo di vivere, eccetera. Ma la prima cosa è di chiederli. O, per esempio, le regioni, alcune regioni hanno voluto organizzare un referendum sugli organismi geneticamente modificati. Lo Stato l'ha proibito.
I Verdi e alcuni partiti di sinistra hanno chiesto da molti anni un referendum sul nucleare. Il governo, anche di sinistra, non ha mai voluto organizzarlo. È tutto così. Anche per abbiamo chiesto un referendum sulle nanotecnologie, naturalmente l'hanno proibito. E quando i comuni si sono dichiarati, anche molti comuni sono dichiarati fuori la GCS, l'accordo sui servizi del World Trade Organization, ma tutto è stato cancellato, eccetera. E allora abbiamo l'esempio di un paese un po' più democratico dei nostri, la Svizzera, che hanno organizzato un referendum sugli organismi geneticamente modificati. Tutta la classe politica voleva accettare, così, anche i scienziati, anche tutti. E il popolo ha detto no. E allora penso che il popolo è molto più cosciente e più... E vale la pena di fare questo, di avere il coraggio. Naturalmente sono stato chiesto in Francia di fare un partito della decrescita. Esiste oggi un partito, ma un partito minuscolo. Ho detto no, è stupido per due ragioni. Prima, perché la decrescita, abbiamo un programma su l'ambiente, sulle cose, ma non abbiamo la risposta a tutti i problemi, per esempio qual è la politica sull'Iraq o sull'Afghanistan. L'analisi della decrescita non ha una risposta su questo, è normale. Invece siamo intellettuali e dobbiamo rimanere intellettuali. Ci sono dei politici che obbediscono a un'altra etica. Max Weber diceva che deve distinguere due etiche, l'etica della convinzione alla quale deve obbedire l'intellettuale e l'etica della responsabilità alla quale obbedisce il politico. Penso che si deve mantenere la separazione, gli intellettuali devono fecondare il dibattito politico, ma non devono prendere il posto dei politici. E ci sono molti, come Eugenio ha parlato, sono d'accordissimo con tutte le cose, come bilanci participativi, nuovi municipi, eccetera. Anche una cosa molto importante, le conferenze di cittadini sulle cose, per esempio, sugli OGM, sulle nanotecnologie, sono cose molto interessanti. E finalmente... la decrescita rimette all'ordine del giorno la parola d'ordine d'una volta degli ecologisti, pensare globalmente, agire localmente. Cioè, naturalmente bisognerebbe agire globalmente perché il deregolamento climatico, per esempio, non è una cosa locale. Ma a livello locale, politicamente, ci sono molte possibilità che non esistono a livello globale o nazionale. E recentemente ho avuto l'opportunità di avere un dibattito con un sindaco di un comune in Francia vicino a Cannes, Mouansartou, un'esperienza molto interessante, perché lui pensa di fare una politica di decrescita a livello locale, ha dimostrato che i sindaci hanno un grande potere, finalmente, hanno il potere di rifiutare i supermercati e proteggere i piccoli negozi. Hanno il potere, lui ha fatto riaprire la stazione ferroviaria al momento dove la Società Francese delle Ferrovie chiudeva molte stazioni. E ha riaperto la via, eccetera. E ha fatto tutto per impedire il suo comune, che è vicino Cannes, di diventare, come era previsto, di diventare una periferia. E ha dimostrato la possibilità anche di ricostruire una vita locale, eccetera. E così...
È una cosa interessante, è di diminuire il posto della macchina in città, fare dei pisti ciclabili, anche di prevedere di andare a piedi, eccetera. E all'inizio naturalmente c'era una resistenza, ma finalmente la gente ha scoperto che la vita era talmente migliore così che è diventato, cioè 25 anni già che è sindaco, oggi è vecchio, ma tutti lo vogliono ancora come sindaco. Allora è diventato una cosa popolare, non necessariamente... E questo penso che il problema è che i nostri politici non hanno abbastanza coraggio. Volevo tornare su un punto importante che riguarda la questione degli obiettivi e degli strumenti e che riguarda quindi anche da vicino il secondo gruppo, ma ha implicazioni anche per il primo e per il terzo. Quando è nata la cooperazione, si chiamava non cooperazione, ma cooperazione allo sviluppo. Perché naturalmente l'obiettivo era lo sviluppo. Quindi si cooperava, si agiva insieme per raggiungere lo sviluppo. C'era un obiettivo comune della comunità internazionale, che era quello appunto di promuovere lo sviluppo. Quindi era una cooperazione in vista di un obiettivo ben preciso. Poi è fallito, disastri, tutto quello che avete sicuramente letto e che sapete bene. Però è chiaro che quando si parla di cooperazione senza dare nessun'altra specificazione, c'è il problema, il rischio che stiamo correndo, di perdere completamente qualsiasi bussola. Perché prima l'obiettivo comune era abbastanza chiaro, anche se sbagliato, tossico, dannoso, neocoloniale, distruttivo, eccetera, cioè feroce, predatorio, però era un obiettivo. Adesso, in realtà, la molte difficoltà che io vedo nel discutere di cooperazione, questo l'ho detto anche agli Stati Generali, è dovuto al fatto che da un lato abbiamo abbondantemente demolito questa mitologia dello sviluppo e della crescita, perché non conosco praticamente io persone nell'ambito della cooperazione non governativa che ci credono ancora, anche se magari fanno delle cose in questo senso, però non ci crede più nessuno. Però vedo una difficoltà forte a trovare uno o una serie di obiettivi chiari su cui lavorare insieme, perché cooperare vuol dire lavorare insieme. Se si coopera, cioè si lavora insieme, il senso del lavorare insieme deriva da un progetto comune, altrimenti la cooperazione diventa una cosa completamente vuota e priva di senso. A me non sembra che attualmente siamo riusciti a sostituire allo sviluppo qualsiasi altro obiettivo. Per esempio, agli Stati Generali hanno scritto come titolo cooperazione alla solidarietà, che è il vuoto raddoppiato, perché solidarietà, cooperazione alla solidarietà internazionale significa, è una cosa ancora molto generica, secondo me. È cooperazione alla cooperazione, perciò dico non vuol dire niente cooperazione alla solidarietà. È cooperare per cooperare, insomma, sostanzialmente. Ora, mi rendo conto che per molte persone questo è sufficiente, infatti ho sentito spesso parlare del concetto di cooperazione come di scambio. Io prendo qualcosa dalla tua cultura, tu dai qualcosa, io ti do qualcosa della mia cultura, ma io non ridurrei la cooperazione a questo, sinceramente, perché gli scambi culturali sono una cosa... quello che vogliamo fare con la cooperazione a non so che cosa, secondo me, è qualcosa che deve essere un po' più preciso e circoscritto. Altrimenti ridurre tutto a uno scambio culturale, io vengo a conoscere, tu poi vieni a conoscermi, ci conosciamo, ci vogliamo bene, io credo che molte persone purtroppo, come dire, a questo punto hanno sostituito lo sviluppo con
il vogliamoci bene. Io su questo, scusatemi la durezza, ma sono veramente molto preoccupato che andiamo verso un voto pneumatico in cui c'è la negazione di una serie di cose del passato, ma il futuro davanti a noi, appunto, probabilmente stiamo diventando molto africani, come dice Sergio, gli africani hanno il futuro alle spalle, no? E il passato davanti. Probabilmente noi guardiamo indietro, camminiamo verso il futuro guardando indietro. Guardiamo indietro, verso tutti gli errori del passato, andiamo verso il futuro, ma non sappiamo da che parte stiamo andando, non abbiamo deciso da che parte andiamo. E a qualcuno non interessa nemmeno tanto, perché appunto qualcuno è interessato sostanzialmente a generici scambi culturali. Non credo che necessariamente sia necessario trovare qualcosa che sia come lo sviluppo, diciamo, che abbia la stessa portata dal punto di vista politico e culturale. Si possono trovare anche altri obiettivi di natura anche diversa, plurima. La pace, per esempio, dovrebbe essere un obiettivo. Ci sono molte proposte possibili, però ecco, credo che parlare di cooperazione senza porsi il problema degli obiettivi comuni, quali sono gli obiettivi comuni? Perché appunto se abbiamo in testa invece la confusione attuale, non cooperiamo, non cooperiamo appunto, facciamo delle cose generiche, qualcuno lavora per inerzia sul passato, ma non abbiamo fatto il discorso più importante, gli obiettivi comuni. Anche se vogliamo appunto, ripeto, fare la decrescita o altre cose del genere, dobbiamo decidere se collaboriamo insieme, verso quali direzioni vogliamo collaborare. Naturalmente io ho la mia opinione, penso sia poco interessante, ma ho la mia opinione, credo di averla già presentata, non c'è bisogno che la ripeto. Ci sono degli obiettivi che si possono fissare che riguardano non un generico scambio culturale, cioè lavorare insieme, cooperare, cioè lavorare insieme, agire insieme, avere un progetto comune, nel senso non di progetto di pozzo, progetto nel senso ampio del termine, cioè avere un progetto comune, le genti del nord e del sud, avere un progetto comune in vista di un raggiungimento di qualcosa di comune, di qualcosa che è considerato un bene comune. Io, che credo ai diritti umani e ad altre cose del genere, credo che da questo punto di vista non sia difficile definire questo nuovo, diciamo, questo nuovo interesse comune. Penso di avere abbastanza chiaramente in mente da che parte si potrebbe lavorare, e per fortuna sono in buona compagnia. Mi domando se però, diciamo, su questo abbiamo un accordo sostanziale oppure no, perché invece mi sembra, e questo non è, come dire, un'osservazione che vale solo per stasera, mi sono trovato in molte situazioni in cui ormai si è fatto tabula rasa di qualsiasi tipo di obiettivo, con l'idea che non appunto un agnosticismo globale da questo punto di vista, con l'idea appunto che ci si vuole bene e basta, insomma. Io non credo che in questo modo si vada da nessuna parte. Scusate il mio pessimismo, ma dopo il lavoro del gruppo sono piuttosto scettico. Vorrei tentare un attimo, se è possibile, di, permettetemi, di fare una sorta di quadratura del cerchio. Perché, a mio avviso, rischiamo di muoverci tra due limiti, che sono quelli di una sorta di mondo in cui ognuno è attento che il mondo riesca a vivere, a sopravvivere, eccetera, quindi dalla nostra parte, dal nostro mondo, lottiamo contro l'impronta ecologica, eccetera, eccetera, contro la distruzione del mondo, e dall'altra parte, diciamo, ci sono delle situazioni che da un certo punto di vista ci interpellano, perché quando c'è una mortalità infantile alta, quando c'è un'attesa di vita che è di 30 anni, eccetera, quando c'è l'AIDS che è fatto in questo modo, eccetera, non possiamo far finta che queste cose non esistano. A me viene in mente, non so se sbaglio, viene in mente un dato molto banale, che è quello che ho imparato quando studiavo, che mi dicevano che uno identifica se stesso nel momento in cui si incontra e si specchia con un altro. Cioè io riesco a conoscere bene me stesso nella misura in cui sono capace, mi incontro con qualcuno, in quel qualcuno mi rifletto, scopro delle diversità, scopro delle cose e identifico anche me stesso come persona.
Io questo discorso qui non ritengo che sia importante non solamente a livello di persone singole, ma anche a livello di gruppi umani e a livelli di popoli. Cerco di fare un esempio. Partendo dalla teoria marxista, se volete. Quando è che un gruppo umano passa, dice Marx, da classe in sé a classe per sé? Quando prende coscienza del suo essere sfruttato, eccetera, e assume una posizione che le fa in modo di dire: io, essendo sfruttato, mi metto insieme, e da uno che è proletario, l'unica ricchezza che ha sono i suoi figli, prendo coscienza di questo e comincio a lottare per creare delle condizioni diverse. Io questo discorso qui ritengo che sia estremamente valido anche oggi a livello di gruppi umani, a livello di popoli, eccetera. Come faccio, al di là degli studi che posso fare sull'inquinamento del pianeta, qual è uno dei modi attraverso cui io, per esempio, occidentale, io europeo, io italiano, riesco a prendere coscienza della mia situazione, di uno che fondamentalmente per vivere e per portare avanti il proprio benessere da una parte distrugge la natura e dall'altra parte crea la miseria? Quando mi incontro realmente con queste realtà? Allora io... Il dire la cooperazione come, che non direi come incontro, ma il portare avanti, non so se mi sbaglio, però il portare avanti l'idea di una cooperazione che nasce dall'incontro, che non nasce dagli obiettivi, ma che nasce dall'incontro e che nascendo dall'incontro fa in modo che io mi scopro in un determinato modo e l'altra cultura che incontra me si scopre in un determinato modo e ambedue scopriamo di avere dei limiti che ci impediscono di essere totalmente noi stessi e totalmente uomini, questa cosa qui, da un punto di vista teorico, mi fa togliere un po' l'idea di una cooperazione imperiale, imperialistica o paternalistica. Perché se io, con tutti i limiti che mi incontro con un popolo, un gruppo, una cultura africana, asiatica, eccetera, e incontrandomi con quello, da una parte prendo coscienza dei miei limiti, eccetera, e lui, incontrandosi con me, prende coscienza dei suoi, e capiamo che probabilmente abbiamo delle cose in cui ci possiamo compensare vicendevolmente, io penso che questo possa diventare un luogo di cooperazione. Faccio un esempio citando un autore francese che è Roger Garaudy, il quale dice l'Occidente ha fallito, eccetera, eccetera, e abbiamo bisogno per, lui parla di un'altra cosa, di un altro contesto, però per recuperare, per riformare, per cambiare completamente la nostra cultura, abbiamo bisogno di andare alla ricerca di tante culture, di tante saggezze sepolte o che non mettiamo da parte. E lui, per esempio, dice dobbiamo recuperare il rapporto interreligioso con l'islamismo, con l'ebraismo, eccetera, eccetera, su culture o saggezze che fanno in modo di cambiare anche la nostra cultura e che nello stesso tempo, a partire dalla nostra, riusciamo a costruire un mondo dove tutti siamo un po', possiamo aiutarci insieme a camminare. Io non lo so, è possibile immaginarsi una cooperazione che parta dall'incontro scambievole, non imperiale, amichevole, come quello che con tutti i limiti che abbiamo possiamo fare noi, ma non ieri che siamo andati a visitare, inserendoci, incontrando, eccetera, che faccia emergere nostre domande e loro domande, nostre risposte e loro risposte, e insieme cercare le strade. In questo modo, secondo me, si esce da questo stretto tra Scilla e Cariddi. In questo modo, però, questo domanda una capacità enorme di ascolto vicendevole, domanda una capacità enorme da parte nostra di sapere che abbiamo bisogno degli altri e che non siamo autosufficienti, è una capacità enorme da parte nostra di relativizzare le nostre risposte o i nostri mezzi, ponendoli
non lo so, io faccio questa proposta che però mi pare importante, anche perché, che lo vogliamo o no, oggi siamo costretti ad incontrarci. A me piaceva molto, lo dicevo anche l'altra sera, mi piace molto la teoria di Samir Amin della deconnessione. Però, per quanto voglia deconnettermi attraverso la radio e la televisione, in Algeria, in Kosovo, vedono la televisione italiana. Cioè, ormai siamo connessi. E in questa connessione, come ci possiamo porre? C'è un modo di porsi imperiale, in cui io dico, questo è il modo migliore, eccetera. Ma c'è un modo di porsi umile, eccetera, che pone questioni, che chiede domande, che come l'abbè Pierre chiede, tu come tu mi puoi aiutare? Io non ho niente da fare per te, però tu come mi puoi aiutare? Ma in questa domanda, tu come mi puoi aiutare, nella risposta in cui lui ti aiuta, anche l'abbè Pierre dopo lo ha aiutato perché gli ha dato la possibilità di vivere. Cioè, non lo so se sbaglio, però mi pare che questa possa essere una linea di studio e di lavoro. Volevo fare una piccola riflessione appunto su questa parola cooperazione e sulle cose che sono state dette ora. A me tutto sommato sembra che un passo avanti grosso l'abbiamo fatto e per conto mio dobbiamo prenderne atto. Ed è proprio questo, cioè se prima diciamo si cooperava non tenendo conto dell'altro, significa che prima non si faceva cooperazione, ma si faceva un'operazione e quindi un blitz. Ora abbiamo rimesso le cose a posto, abbiamo per certi versi deciso di cooperare, a questo punto possiamo anche mettere un punto, viva la cooperazione, punto. Di volta in volta poi troveremo perché e in che modo cooperare. Io dalla prima giornata e anche da discussioni trasversali che abbiamo avuto durante i viaggi, ho questi due problemi. Allora, se da un lato, ieri sera abbiamo parlato di commercio eco, io vedo il commercio eco come uno strumento di cooperazione internazionale, uno strumento per cui l'obiettivo finale è quello di aprire il mercato a gente che produce e che non ha mercato, concordato con loro, questo lo si fa, punto. Poi il mio problema tecnico è se questo è uno strumento che funziona per l'Africa oppure no, perché non è detto che per tutti i paesi del mondo funzionino gli stessi strumenti. Dipende da una serie di contingenze e di strutture che sono state fatte. Però da un lato io continuo a trovarmi di fronte a un problema di cooperazione che vuole, da un certo punto di vista, che io percepisco da un certo punto di vista, non voler essere invasiva. Io vengo e ascolto qual è il tuo bisogno e sono qui per... No, scusa, non vuole essere... Non è riferito necessariamente a te. Non vuole essere invasiva. E da un altro punto di vista ha dei problemi pratici, con delle cose oggettive sulla cui misura però mi sembra che non siamo ancora chiari e che non siamo neanche concordi noi, quindi figuratevi se andiamo a parlare con quelli fuori. Faccio un esempio concreto, ne sono stati fatti già, l'esempio concreto, che so, ne prendiamo uno, la tortura. È un esempio estremo, ma è un esempio. Se io mi trovo con una cultura, oppure c'era una cosa concreta che succedeva in Madagascar, allora se ha una mamma, nascono due gemelli, uno dei due gemelli viene considerato maledetto e viene abbandonato nella foresta. Questa è la cultura tradizionale del Madagascar, dove muore di fame. Io cosa faccio? Cioè, rispetto alla cultura tradizionale o interagisco? E se interagisco, sto interagendo in modo imperialista portando il mio potere oppure no? A questo io continuo a non avere risposta. C'è qualcun altro? Possiamo... Fortunatamente non ho il compito di tirare... Le fila e le conclusioni di questa giornata, però prima di salutarci, la mia impressione è che ci troviamo proprio sopra una sfera, che da tutte le parti dove vogliamo affrontare certe riflessioni troviamo subito una controsfaccettatura, un lato che scivola via dall'altra parte, eccetera. Alcuni punti però mi pare che siano inconfutabili. Mi pare che sia emerso chiaramente che siamo saliti
almeno una parte dell'umanità su una Ferrari che ci porterà tutti quanti ad un punto finale di impossibilità ad andare oltre, nel senso che vuoi per problemi climatici, vuoi per problemi ambientali, vuoi per indisponibilità delle risorse, delle materie prime che vanno ad esaurire, eccetera, eccetera, questa Ferrari sulla quale siamo saliti non funziona. Non funziona né per la parte, non funziona nell'insieme, né per la parte che è salita sopra, né per la parte che è rimasta fuori. Quindi il concetto della decrescita che è stato introdotto, in qualche maniera, deve essere affrontato. È ancora accettabile oggi un concetto di democrazia che viene messo in discussione perché le istituzioni sono quelle che decidono? Oppure dall'altra parte, quando una Unione Europea introduce il concetto di democrazia partecipata nella sua convenzione, che cosa significa? Trovarci a fare dei seminari, dei confronti e poi lasciare comunque a chi è stato eletto il potere della decisione? O è un cambiamento di relazione, di rapporto? E ugualmente le sedi internazionali di confronto. La democrazia è un concetto di relazione alla pari tra rappresentanti delle istituzioni o è un gioco di scambio, come si sta facendo oggi, e di condizionamento, dove io ti do qualche cosa se tu voti la mia posizione, perché questo succede poi alle Nazioni Unite. Perché alcuni casi, nel gruppo della cooperazione citavo Cochabamba per l'acqua, la presa di posizione della società civile invece riesce a portare non solo al blocco, ma addirittura a tornare indietro nelle posizioni delle istituzioni. Quindi dei segnali di risultati positivi ci sono, sia come azione politica, sia come azione di cooperazione. Quello che manca forse è il costruire rete, Eugenio lo richiamava nel primo gruppo, cioè far sì che questi fatti non siano solamente momenti isolati, esperienze di qualcuno, ma diventino dei processi partecipativi che vanno a valorizzare le esperienze e le potenzialità delle diverse realtà che si sono formate. Ripeto, non volevo fare una sintesi, ma credo che venerdì, quando ci ritroviamo, ci sia appunto alcuni dati che sono davanti a tutti ormai, purtroppo, e che ci siano invece molti interrogativi sui quali, a partire dalle esperienze che sono state fatte, dobbiamo cercare di arrivare anche a proporre alcuni percorsi, alcune alternative da poter non tanto clonare solo Serge, ma poter ripetere e costruire assieme ad altre esperienze. Buona serata a tutti.